Musica e sport si incontrano per premiare il talento delle atlete che sono riuscite a conquistare un posto nell'ultima tappa del torneo regionale femminile 2013 Under 14 del Friuli Venezia Giulia. Canta il pezzo con me se lo sai, cantanti incantano. All'interno della palestra Don Milani di Trieste si sono sfidate le quattro squadre finaliste. Il Centro Coselli Platino di Trieste, la Sinco Zoppola di Pordenone, la Fincantieri di Gorizia e la PAV di Udine. La squadra che vincerà rappresenterà il Friuli Venezia Giulia nella fase nazionale, quindi questo è il top per la categoria. Senza nella testa una voce rimbomba. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Euro Volley School di Trieste in collaborazione con Cubo Musica, la piattaforma musicale di Telecom Italia che permette di ascoltare in streaming le ultime novità e i grandi successi di sempre. Il talento sportivo delle giovanissime atlete ha incontrato il talento musicale di Cixi, giovane scoperta di X Factor, che si è esibita per la prima volta a Trieste. Credo che il binomio musica e sport sia davvero spaziale, perché bisogna collegare due cose che portano un benessere diverso. Lo sport e la musica sono due arti complementari che premiano chi ogni giorno si impegna con passione e dedizione per dare il massimo. Ecco perché Cubo Musica ha voluto consegnare i dovuti riconoscimenti al miglior talento di ogni squadra del torneo e alle giocatrici della Euro Volley School di Trieste. Da Sofia Visintin, l'atleta più giovane, ad Alessia Todini per la costanza e l'impegno dimostrato durante la stagione fino ad arrivare ai capitani delle diverse divisioni Valentina Rossoni, Teresa Tommasini, Giulia Rovinelli, Alice Sartori e Fiorenza Atena. La musica secondo me è molto importante per concentrarsi soprattutto prima delle partite e ti carica molto. Per esempio io ho fatto una playlist sempre su Cubo Musica appunto, dove ho tutte le canzoni per caricarmi diciamo prima delle partite. Cubo Musica è anche sponsor ufficiale della Euro Volley School e la collaborazione con un marchio giovane e dinamico ha permesso all'associazione sportiva di sottolineare ancora una volta la propria filosofia orientata alla diffusione dello sport sano e formativo. Musica per noi è comunicazione, sport è comunicazione. Ed è un abbinamento ideale perché è un veicolo per comunicare con queste ragazze, direi di più, per allenare queste ragazze. E questo ovviamente ci porta ad avere una naturale combinazione tra Cubo Musica e Euro Volley School. Il torneo ha visto vincitrice la Sinco Zoppola di Pordenone, che ha avuto la meglio sulla PAV di Udine. Terzo classificato il Centro Coselli Platino di Trieste e quarta la Fincantieri di Gorizia. È stato consegnato anche il premio come miglior giocatrice del torneo alla numero 7 della Sinco Zoppola, Sofia Pasqualini. Una giornata dedicata ai giovani, allo sport, alla musica e al talento che, come ricordava Pietro Mennea, deve essere accompagnato dal lavoro e dal sacrificio per poter raggiungere la vittoria nello sport come nella vita. Continuiamo ad amare il talento, ma quello vero. Amo il talento!